fuori all'Islanda, dopo 10 giorni torniamo a casa. Ma partiamo dall'inizio di questa storia. Questo è il Base Hotel. Adesso facciamo vedere la prima. Ciao. Bagno. Questa è la stanza. Letto. Stiamo andando a Gardur, che è vicino, più o meno 15 km. Ci sono dei fari, andiamo a vedere i fari. C'è un faro forse, credo. Se ho capito bene c'è il faro più grande d'Islanda. Sono le 7, facciamo colazione e ci dirigiamo verso il Circolo d'Oro. Questi tubi che vediamo lungo la strada sono i tubi che portano l'acqua calda a Reykjavik. Prima tappa del circuito d'oro, siamo là. Vai, stacca. Prima tappa Thingvellir, è la spaccatura delle due placche, quella nordamericana e quella dell'Eurasia, nel punto di maggiore evidenza. Poi il resto è tutto sott'acqua. Ed è anche sede del primo Parlamento europeo. Poi andammo a fa, ci organizziamo, facciamo una casa mia, facciamo una casa tua, e alla fine decisero di farla qui. Dang. Ok, la sei dove? Non è Siamo arrivati al geyser e fa freddo, molto più freddo rispetto a dove eravamo prima. Non so se siamo saliti di quota, ma siamo allontanati sicuramente di 50 km. Andiamo a Gullfoss a vedere la cascata. Cascate di Gullfoss. Da Gullfoss è tutto, abbiamo finito il Golden Circle. E adesso andiamo verso Edinburgh Guest House. Yeah. Buongiorno. Allora, sono le 8 del mattino. Noi abbiamo dormito lì. Qui vicino, Kostas ci ha detto ci dovrebbe essere una piscina, una pozza d'acqua calda, naturale. Piedi. Tiepida alla fine, non è calda. Il freddo non esiste, è solo una concezione mentale. Mentaluca! Prima di
colazione, passeggiata nella natura e bagno caldo, tiepido. Prepariamo i panini e 4 km da quella parte a piedi c'è l'aereo. Vuole circa un'ora ad andare e un'ora a tornare a piedi, oppure c'è questa navetta che per soli 15 euro vi porta lì, però tutto dritto, pianeggiante, vale la pena camminare. Adesso andiamo a vedere la cascata di Skógafoss. Poi andiamo a dormire a Skógar, no Skagar, che potrebbe essere un lapsus. Freddo nella speranza che apparisse l'aurora boreale, ma niente, cielo limpido, ma purtroppo nessun raggio verde. È l'alba, è quasi l'alba. Abbiamo deciso di fare una passeggiata sulla cascata. Fa un freddo. Andiamo a fare colazione e iniziamo questa giornata. Meno male che con la 4x4 siamo riusciti ad arrivare in cima a questo promontorio. Questa è Vik, 300 abitanti. E anche stanotte dormiamo nel niente. Siamo off, parecchie cartine neanche lo portano. Dormiamo qui stanotte. Siamo diretti a Diamond Beach e... Yogurt Salon.
arrivati. E anche stasera si dorme nel niente, nel nothing. La città più vicina è Ofna, di là a 20 km. L'attività dell'aurora boreale non è molto alta, stiamo a più o meno 1,5, quindi non si vede. Fa un cazzo di freddo. Signore e signori, Sua Maestà, l'aurora boreale. Anche stamattina fa freddino, però c'è un'alba spettacolare. Sto facendo colazione con tutta roba loro. Sul pane ho spalmato una specie di burro di salmone, roba non lo so. Poi c'è questo che non so cosa sia, credo sia agnello, salame di agnello, pesce agrodolce e questa salsina che me la ricordo in Svezia, sempre di salmone o di qualche pesce. Comunque colazione più classica, senza usare pane e formaggio, salumi e uova sode. Questa è l'Islanda, noi stiamo più o meno da queste parti e andiamo verso Hofno, continuiamo verso est. Finisce qui, siamo a Hofel e da qui dovremo vedere le pendici del ghiacciaio Vatnajökull, se si dice così. Fa veramente freddo e quest'acqua dovrebbe essere calda. Sempre a Hofel e ci sono queste vasche di acqua naturale calda. Tutti quei luoghi? Noi non ci andiamo. Siamo a Stocksnes e questo è il punto più lontano in cui ci siamo diretti in Islanda. Potevamo fare il giro, però poi comportava stare troppe ore in macchina nei prossimi giorni, quindi da qui poi torneremo indietro verso Reykjavik. Quindi questo è il punto più a est dove siamo arrivati. Di Hofna. Adesso
adesso lasciamo Ofl e andiamo verso Reykjavik, quindi torniamo praticamente quasi al punto di partenza. Sono circa 540 km e circa 6 ore di viaggio. Siamo qui, facciamo tutta questa strada, questo qui, 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 e arriviamo. Andando verso la cascata di Svartinov. Svartifoss. Sono circa 1,6 km da dove abbiamo lasciato la macchina in salita. Andiamo. Questo è uno dei danni che ha fatto il vulcano durante l'eruzione del 2010. E siamo appena arrivati a Reykjavik di fronte al nostro hostel. Buongiorno dalla stanza 23 del bus hostel e inizia un'altra giornata. Buongiorno, oggi meno un grado, vento forte e adesso capiamo che cosa fare. Il vento soffia forte! Verso il fiume caldo, oggi fa veramente freddo, vento, temperatura intorno al grado, un grado, l'acqua è tiepida, tendente al caldo. Pessima idea. Scotta. Costume si è ghiacciato, è diventato rigido, però ne è valsa la pena? Ne è valsa la pena. Mamma mia, che botta ragazzi! Uff. Ci stiamo preparando per andare via. È tutto spento, ma sono le 8:30 di mattina. Last trip. Bye. Quasi 1500 km percorsi. E tu a che parte stai? Ma sono uscito proprio dall'aeroporto, sto dove stanno i camion. Di ritorno dall'Islanda, ecco. Francesco D'Antonio, arrivato in terra italiana.